Buongiorno a tutte ragazze e ragazzi, come state? Tutto bene? Bentornati, benvenuti nel mio canale, ben ritrovati con un nuovo video in collaborazione con le Survivors, le mitiche Antonella, Azzurra e Fabiana. Ciao ragazze, un bacio. Come sempre trovate in info box i link ai loro canali, quindi andate a sbirciare perché veramente ne sentirete di ogni, ovviamente il lato positivo, quindi contenuti importanti e intelligenti secondo me e che possono essere davvero utili. E il titolo di questa nuova collaborazione è Un prodotto miracoloso e i mille usi dell'olio di cocco. In questo caso io affronterò il discorso sull'olio di cocco, mentre le altre ragazze si accosteranno ad altri tipi di olio, per cui andate subito a curiosare. Allora, chi mi segue da tanto tempo sa che io ho una predilizione in generale per il cocco e per il profumo che si ricava dal cocco. Infatti sono una consumatrice di profumi al cocco, creme, scrub, lo utilizzo anche in cucina e in passato, girando dei video sui profumi, vi ho mostrato più volte il mio olio di cocco acquistato da Body Shop. E questo appunto è un olio parfum e quindi da qui appunto si deduce il mio avvicinamento particolare al cocco. Ma oggi invece vi voglio parlare dell'olio di cocco utilizzato sui capelli e sul corpo, quindi nella sezione bellezza. Sappiamo tutti che il cocco ovviamente ha tantissime proprietà e soprattutto quando viene estratto appunto dalla noce del cocco in modo naturale, quindi proprio l'olio naturale in se stesso ha veramente svariate proprietà e principi che possono essere impiegati sia nell'ambito alimentare, appunto come ho detto, si può utilizzare il burro di cocco, si può utilizzare la farina di cocco, sia in ambito cosmetico, perché appunto sappiamo che ci sono tantissimi prodotti a base di cocco, e per quanto riguarda la bellezza dei capelli e del corpo. Nello specifico, l'olio di cocco di cui io vi voglio parlare è un olio, un prodotto molto molto particolare. Forse in qualche altro video ve l'ho mostrato, ma ve lo faccio vedere, ve ne parlo con più attenzione. Come vedete, questo è un olio di cocco naturale ed è stato acquistato in erboristeria. È un prodotto appunto prodotto da Erboristeria Magentina. Qual è la caratteristica di questo olio? In primis vi voglio dire che è contenuto in una boccetta di vetro. E come vedete è di vetro scuro. Questo è un dettaglio non indifferente perché l'olio di cocco, ma come tutti gli oli, quello di mandorle, quello di argan, sono molto sensibili alla luce e alla fonte di calore. Quindi in questo caso il vetro è un isolante, quindi permette di lasciarlo alla sua temperatura naturale. Infatti, se vedete, si presenta così in modo solido perché naturalmente quest'olio è così, è solido e il vetro scuro permette appunto alla luce di non deteriorare la composizione e le proprietà appunto di quest'olio, soprattutto quando parliamo di un olio naturale, come leggete qui. Che non ha quindi né conservanti né componenti o altre sostanze che ne possono alterare la composizione. Quindi, prima cosa fondamentale, motivo per il quale io lo utilizzo da tanto tempo e lo ricomprerò sempre, il fatto di essere contenuto in una boccetta di vetro, ma per lo più in una boccetta di vetro scura, per essere appunto protetta da ogni fonte di luce e di calore. Ma andiamo a parlare nello specifico di quest'olio. Allora, come vedete, appunto è solido, quindi vi chiederete come fai ad utilizzarlo. Basta metterlo leggermente a bagnomaria in un pentolino, proprio neanche arrivare a un minuto, che inizia a sciogliersi. Lo metto
lo verso nelle mani, proprio nelle punte, e l'utilizzo che io ne vado a fare soprattutto per quanto riguarda i capelli è quello di andarlo ad applicare nelle punte. Idrata il capello, lo nutre e soprattutto, cosa molto importante, se usato sotto il sole lo protegge dai raggi solari, quindi fa sì che il capello non si brucia e non si disidrati. Per cui il primo utilizzo principale che io ne faccio di questo olio è per i capelli, sia quando sono bagnati, appunto vado a massaggiare le punte, sia quando sono asciutte come goccine per andare a lucidare e a renderli più morbidi. Si può utilizzare quest'olio anche per fare degli impacchi, cioè potete praticamente metterlo la sera prima, spargerlo appunto sui capelli e aiutarsi con i polpastrelli per andarlo a cospargere in tutta la testa, mettere poi una di quelle cuffiette da doccia, dormirci tutta la notte e l'indomani puoi andare a lavare i capelli. La morbidezza e la lucentezza del capello è qualcosa veramente di eccezionale, ma ovviamente le proprietà non sono soltanto quelle legate ai capelli, ma anche al corpo, perché l'olio di cocco è un olio molto molto idratante. È molto nutriente per la pelle, quindi dopo la doccia, dopo appunto un'esposizione al sole, dopo il bagno a mare, quindi l'acqua salata, andare a passare l'olio di cocco idrata veramente tantissimo la pelle. Viene anche utilizzato, viene anche impiegato per le verrughe. Quindi va proprio posizionato sopra le verrughe per andarla ad ammorbidire, e avevo preso appunti anche, ecco qui, va utilizzato addirittura sia per problemi di acne che per gli uomini, quindi occhio, attenzione maschietti, anche come dopo barba, perché è davvero molto molto lenitivo. L'olio di cocco viene prodotto nelle Filippine, in Indonesia, infatti. Praticamente, se ci fate caso, la pelle delle donne esotiche, pur essendo appunto una pelle molto esposta al sole, si presenta sempre molto scura, molto curata, molto lucida, proprio perché per loro è un uso quotidiano andare a cospargere e quindi a ungere il loro corpo con l'olio di cocco. Quindi queste sono appunto le caratteristiche importanti di questo prodotto. Vi vado a leggere che praticamente l'olio di cocco può essere appunto utilizzato come doposole, applicato sul corpo aiuta a prevenire la secchezza mantenendo la pelle morbida e in condizioni ottimale. Non è un prodotto solare perché ovviamente non ha raggi UVB, quindi non va utilizzato come protezione. E poi l'olio di cocco a temperatura ambiente appunto si presenta solido, e quindi per utilizzarlo e intiepidirlo a bagnomaria fino a portarlo liquido. Questo qui è un formato da 100 ml, una volta utilizzato ha una scadenza di 12 mesi, un po' insomma come tutti i cosmetici, e viene venduto nell'erboristeria. L'azienda che lo fa è Erboristeria Magentina. Questa azienda fa veramente degli ottimi prodotti. Quindi queste sono i consigli appunto per quanto riguarda quest'olio, che veramente ha tantissime proprietà, e quindi fatemi sapere se voi lo conoscete, lo avete utilizzato, avete altre informazioni che quindi si possono aggiungere alle mie, così che appunto da essere un video utile per tutti. Vi raccomando, andate a guardare anche il video delle ragazze. Io vi ringrazio, ringrazio le ragazze per questa collaborazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!